Vabbè, stanno rientrando tutti piano piano, poi per ora Koulibaly non l'ho convocato, Mazzotassì anche perché differenza tra ginocchio e la gola esiste. Su Gans è a disposizione, aspetta lui come aspetto io. Ma io voglio ripetere il concetto, per me Gans è attaccante ideale per me. Il problema è che bisogna inserirlo nel gioco della squadra. E per ora la squadra non gioca quello che serve a lui. Ho detto dall'inizio che c'ho due bravi portieri, e visto che Pigliaccelli non mi ha dato soddisfazione nell'impostazione, ho cambiato. Però è più per richiamarlo a quei errori che sta facendo, e spero che se si riposa li capirà. Vabbè, per me Avellino è la squadra difficile da affrontare, nel senso anche lì, se vinceva quella partita erano in testa alla classifica, vuol dire che finora hanno fatto dei risultati e delle prestazioni. Sicuramente è una squadra che gioca più sull'agonismo, sulla lotta e cerca di sfruttare i due attaccanti che sono bravi sotto porta. Però non gioca come noi. I numeri sono quelli, ma gioca calcio diverso. Io ho un'idea su calcio, sul gioco di calcio, e cerco di costruire qualche cosa per dare non solo risultati, ma anche soddisfazione per i giocatori e per la gente che viene a vederci. Ci dobbiamo aspettare un turnover visto in queste tre partite? E vediamo come ne usciamo domani. Ogni partita bisogna valutare. Se stanno tutti bene, se fanno bene, giocano quelli.